Per la prima volta la nostra amministrazione si è trovata di fronte ad una minore entrata consistente, quindi ha dovuto affrontare questa novità, tra virgolette, 1 milione di euro in meno, quasi tutto concentrato sulla parte corrente. E quindi abbiamo dovuto affrontare questa cosa in modo innovativo per le nostre idee e per le nostre mentalità. Abbiamo lavorato soprattutto sulla parte spesa, abbiamo fatto una revisione della parte spesa in modo puntuale, abbiamo preso capitolo capitolo e abbiamo fatto tagli cercando di ricoprire questo gap che si era appunto verificato e che era dovuto in larga parte alle minori entrate legate al cosiddetto disagio ambientale. Facendo questo però abbiamo avuto due punti fermi. Il primo, quello di non aumentare tasse, tariffe e anche imposte. L'altro, quello di non intervenire in modo significativo sui servizi alla persona, sui servizi sociali e sui servizi educativi. E devo dire che alla fine, anche con un pochino di difficoltà, siamo riusciti a quadrare tutto senza intervenire in questi ambiti. E questa è la dimostrazione forse più plastica di un bilancio solido che noi, come dire, abbiamo e che ci portiamo dietro da anni.